Piero Angela è morto all'età di 93 anni, in 70 anni di carriera non ha mai smesso di studiare e di informare, due passioni che ha trasmesso al figlio Alberto. Buon viaggio papà, un messaggio tanto breve quanto emozionante quello scelto da Alberto Angela per comunicare la morte di suo padre, il grande conduttore e giornalista Piero Angela. Una vita alla loro dedicata all'informazione, sempre pacati, preparati e pronti ad entrare nella vita dei telespettatori tramite il piccolo schermo con il sorriso sul volto e un tono di voce rassicurante. Alberto, 60 anni, a differenza della sorella Cristine sulla quale si sa molto poco, ha scelto di seguire le orme del padre e si trova oggi erede di un compito tanto nobile quanto difficile, quello di diffondere cultura. I programmi di Piero Angela nel corso degli anni sono sempre stati sinonimo di successo: Destinazione Uomo, Quark, Super Quark, Il pianeta dei dinosauri, Viaggio nel cosmo e Ulisse il piacere della scoperta. Quest'ultimo, in onda dal 2000, ha legato indissolubilmente, soprattutto a livello lavorativo, padre e figlio, anche se i due avevano già lavorato fianco a fianco. Carissimi, questa sera in prima serata su Rai 1 torna Super Quark con tanti viaggi nella scienza, queste le parole scelte da Alberto Angela per annunciare, il 6 luglio, il ritorno sul piccolo schermo del noto programma. Un appuntamento importante per chi ama il sapere. Soprattutto quest'anno che Piero, mio padre, festeggia ben 70 anni di lavoro in Rai. Ha iniziato nel 1952, quando ancora non esisteva la televisione, ed è tuttora in prima serata su Rai 1. Per me non può che essere un onore e un piacere poter partecipare al suo programma con i miei servizi, un messaggio che letto adesso assume il sapore di un passaggio di testimone. Quella di quest'anno infatti è la prima volta in cui Alberto ha preso parte come inviato a Super Quark,